If I'm gonna if I'm gonna die or ever be a sacrifice I want to make sure that my life made at least five million kids happy or they found some sort of answers or resolve in my life regardless of the negative around my name regardless of, of the bad things people say to me I don't give a fuck because I know my goal in the end and I know what I want for everyone and I know what my message is so I just wanted to say, I appreciate and love all of you and I believe in you all do not let your depression make you do not let your body define your soul your mind is limitless you are worth you are worth more than you could believe all you have to do is dream and all you have to do is want to fulfill that dream and have the strength to fulfill that dream went by the name XXx Tentacion? is dead following the shooting in Florida. The Broward County Sheriff's Office has confirmed the news. <laughs> Ragazzi miei, buonasera, io sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E prima di cominciare, oggi però voglio dirvi brevemente perché, non dico più all'inizio dei video, ciao, belli del zio. Perché me l'avete chiesto tipo tantissime volte negli ultimi giorni negli ultimi mesi. Quindi, in sostanza, si tratta di un'espressione che a me non è mai piaciuta più di tanto. Quando ho aperto il canale pensavo sì, devo dire qualcosa che sia contraddistintiva, che mi contraddistingua e mi è venuto in mente quello perché già lo dicevo nelle live su Twitch. Perché facevo delle live su Twitch. Non ero però molto sicuro. Non ero neanche sicuro del fatto che il canale sarebbe andato così bene come poi è andato. Quindi ho detto: ma sì, comincio a dirlo, poi vediamo in corso d'opera che cosa fare. In corso d'opera è successo che il canale è cresciuto, molte persone si sono affezionate a questo ciao bellidezio E io non sapevo come cavolo, togliermelo di dosso tra virgolette. So che è una cosa brutta, però non lo sentivo mio, non l'ho mai sentito mio. Quindi, il motivo per cui non lo dico più è questo: ho deciso semplicemente di smettere di dirlo senza dare spiegazioni. Sperando che nessuno se ne sarebbe accorto, invece, ve ne siete accorti in tantissimi. Quindi, io, comunque sto cercando di trovare un'altra espressione un po' più personale tra me e voi da utilizzare all'inizio dei video non, non ho grandi idee sinceramente non mi viene in mente molto però vi giuro che tornerò con qualcosa di un po' più potente rispetto a un ragazzi buonasera perché so che è molto impersonale molto anche un po' freddo se vogliamo io non voglio assolutamente che il nostro rapporto tra virgolette sia così voglio che sia più amichevole più unito possibile quindi vi giuro che troverò un modo per ovviare a questo problema ci sto pensando tantissimo. <ride> Quindi niente, questo era il motivo per cui non lo dico più, spero che mi capirete, spero che non vi mancherà, nemmeno a voi, sapendo la backstory, cioè che non l'ho mai sentito mio, e nulla, detto questo, possiamo cominciare. Oggi voglio raccontarvi la vita del famoso cantante americano conosciuto con il nome d'arte XXX Tentacion. Sicuramente molti di voi lo conoscono, conoscono le sue canzoni e sanno bene o male cosa è successo. Io devo dirvi la verità, ho cominciato ad ascoltarlo solo qualche anno dopo le vicende di cui sto per parlarvi e da quel momento mi sono sempre chiesto chi fosse davvero ero questo ragazzo cosa si nascondesse dietro l'artista e soprattutto perché è finita nel modo in cui è finita. Quando poi mi sono effettivamente informato sono rimasto a dir poco sconvolto, sconcertato da quello che ho scoperto. Questa quindi è la vita di xxxtentacion. Partiamo col dire che il suo vero nome è Jasse Dwayne Ricardo Onfroy. Jasse nasce il 23 gennaio del 1998, lo stesso anno in cui sono nato io. Nasce a Plantation in Florida dai genitori Dwayne Ricardo Onfroy e Cleopatra Ereta Drina Bernard, entrambi giamaicani. Alla nascita le sue condizioni di salute erano nella norma, ma gli venne diagnosticata una condizione al cuore chiamata difetto del setto interventricolare, che in inglese è conosciuta come hole in the heart, buco nel cuore. Si tratta comunque di una condizione non rara che si può tranquillamente Tenere sotto controllo. Per via di tutto ciò, Jase crebbe sentendosi dire in continuazione di non fare sforzi troppo pronunciati, non giocare in maniera troppo violenta e così via. Jase passa il suo primo anno di vita prevalentemente insieme a suo padre Dwayne e a quella che allora era la compagna di suo padre. Insieme a loro anche la sua sorellastra, Ariana. Fu proprio Ariana, la sorellastra, a condividere tantissimi dettagli sull'infanzia di Jase. Lo fece tramite dei video su YouTube qualche anno fa, video che però per qualche motivo sono stati rimossi. Comunque quello che sto per dirvi è tutto ciò che sappiamo, sia dai racconti di Ariana che da quelli di Jase stesso. Dopo la nascita, Jase passa i suoi primi mesi tra la casa di suo padre e quella di sua madre, fino a quando nel marzo o aprile del 98 non si stabilisce in maniera, in teoria definitiva, da suo padre, a West Palm Beach, una cittadina che fa parte dell'area metropolitana. Metropolitana di Miami, e che si trova a circa un'ora di macchina dalla città in cui è nato, Plantation, anch'essa facente parte dell'area metropolitana di Miami. Tutta la storia si svolgerà lì nell'area metropolitana di Miami. Comunque Jase si ritrova circondato ovviamente dalla famiglia, da una parte della famiglia almeno. Come vi dicevo il padre era giamiakano e rastafariano, per cui nell'ambiente domestico si insegnavano valori come la tradizione e soprattutto il rispetto reciproco, sia in famiglia che all'esterno con le altre persone. Tuttavia Dwayne, il padre, si guadagnava da vivere vendendo droga, partecipando anche a delle performance musicali e con altri strani lavoretti, a volte non proprio legali. Per questo era spesso fuori casa ed era la madre di Ariana a prendersi cura di lei e di Jase. Loro ricordano il piccolo come un bambino bellissimo, ma davvero desideroso di attenzioni. Quando voleva queste attenzioni, cominciava a piangere istericamente e non la smetteva finché qualcuno non lo prendeva in braccio per farlo calmare. Oltre a questo, era un neonato alla fine molto tranquillo. Dopo nemmeno un anno passato così però, le cose cominciano a cambiare. Sempre nel 1998, Dwayne tradisce la madre di Ariana e concepisce un altro figlio con questa donna. Così pochi mesi dopo la registrazione di queste immagini, la madre di Ariana che si stava prendendo cura anche di Jase, chiama Cleopatra, la madre biologica del bambino e le dice di venire a prenderselo. Le due si incontrano ad un menzinaio e da quel momento il bimbo viene affidato alle cure della sua vera madre, Cleopatra. Nonostante tutto Dwayne cercò di essere un padre presente, vedendo il bimbo nei weekend e prendendosi cura di lui quanto possibile. Però da quel momento Jase comincia a passare praticamente tutto il suo tempo da sua madre a Pompano Beach, vicino a Plantation. Ecco lei, Cleopatra, era una mamma single che faceva la stripper per cui non poteva sempre passare il suo tempo insieme al figlio. In più, lui aveva un bisogno costante di attenzioni. Per cui sua madre spesso lo affidava a delle babysitter, oppure a sua nonna, Colette Jones. Anche suo fratello, lo zio di Jase ogni tanto si prendeva cura di lui. Capite che nonostante tutto, almeno nei primi anni di vita, il bimbo non era del tutto trascurato o lasciato a se stesso. Tuttavia, col passare degli anni, sua madre comincia ad essere sempre meno presente, nonché a portare a casa diversi uomini con cui si è frequentata nel corso del tempo. Uomini che, però, spesso non la trattavano proprio bene. Jase è sempre stato comprensivo con sua madre, la amava davvero tanto e non ha mai portato rancore per il fatto che fosse poco presente, perché capiva la situazione, o almeno ci provava, nonostante fosse molto piccolo. Arriviamo adesso ai primissimi anni di scuola elementare di Giasse. Sua madre in questo periodo fa quello che può per il piccolo. Si assicura che non gli manchino mai cibo, vestiti e un posto in cui stare e questo per lei è abbastanza, nel senso andava bene che fosse così. Però sappiamo che non basta solo questo per prendersi cura di un figlio. Certo l'amore di sua madre c'era e quando poteva glielo mostrava anche glielo dimostrava, ma non era abbastanza. Anche per via di questo Jase diventa quasi un emarginato a scuola. Dico quasi perché non lo era proprio del tutto. Aveva qualche amichetto, ma in generale era o rispettato o temuto dagli altri bambini. Tutti sapevano che Jase odiava i bulli, infatti rispondeva, si faceva valere e rispettare, e interveniva anche quando i bulli non ce l'avevano con lui. Odiava proprio queste ingiustizie, e non aveva paura di esprimersi, di dire la sua, o addirittura di intervenire anche in qualche piccola rissa tra bambini. Tuttavia, intorno al 2004 o 2005, quando Jazz aveva 6 o 7 anni, due eventi in particolare lo segnano profondamente. Due eventi che causeranno delle ferite nella sua psiche che non si sarebbero mai rimarginate. Il bimbo, come vi ho accennato prima, passava comunque molto tempo anche con suo zio quando sua madre non c'era. Peccato però che l'influenza di quest'uomo non era del tutto una cosa positiva per lui. Tenete a mente che a questo punto ha 6 o 7 anni, eh, tenetelo veramente bene a mente. Ecco, suo zio soffriva di depressione e a volte aveva degli scatti Dira piuttosto violenti in cui inveiva sia verbalmente che fisicamente sul piccolo Giase. Lui ovviamente a quell'età non riusciva a capire il motivo per cui suo zio si comportasse in questo modo, cioè non aveva alcun senso. Quindi sviluppa una sorta di repulsione e associa comunque una parte della famiglia alla violenza e agli scatti di non è sicuramente una buona cosa. Tuttavia non è questo il motivo per cui Jase rimase traumatizzato. Un giorno, mentre il piccolo è a scuola, lo zio ha uno dei suoi soliti scatti d'ira. Però in quel momento è da solo, non c'è nessuno contro cui sfogarsi, per cui decide di sfogarsi su se stesso. Non era un momento di lucidità, cioè non è che l'ha deciso davvero, l'ha fatto e basta. Quindi, quando Jase torna da scuola, la prima cosa che vede una volta entrato in casa è il cadavere di suo zio appeso per il collo, che pende dal balcone. Questo evento lo tocca profondamente e nel bambino ulteriore rabbia e già un accenno di depressione. E poi poco dopo un altro evento tragico. Erano passati solo pochi mesi dal suicidio di suo zio, e un giorno un ragazzo con cui si frequentava sua madre Cleopatra, un criminale che spacciava droga, si trovava in casa con lei e giase. Molto presto sua madre e questo ragazzo cominciano a litigare pesantemente. Ma il bimbo era praticamente abituato a situazioni così, per cui non uscì subito dalla sua stanza. Quando la discussione però diventa inevitabilmente violenta e i due cominciano ad insultarsi minacciandosi, rompendo piatti a terra, Giase non può più far finta di niente. Esce dalla sua stanza e vede l'uomo scagliarsi contro sua madre. Giase dirà in seguito che quell'uomo l'avrebbe uccisa se non fosse intervenuto. Così il piccolo si butta su di lui, impugnando un pezzo di vetro rotto, il vetro dei piatti che si erano lanciati i due, e comincia a mordere l'uomo con tutta la sua forza, con l'intento di Trappargli la carne, e intanto lo colpisce anche a ripetizione col pezzo di vetro. Una scena davvero terribile e molto violenta, specialmente per un bambino così piccolo. Pensateci, una cosa del genere ti segna nel profondo, e infatti da quel momento Jazz non sarebbe mai più stato lo stesso. A partire da questo momento sua madre cerca di essere più presente, al meglio delle sue possibilità, anche per far sì che il piccolo non si comportasse più in questo modo così tanto violento. Tuttavia, dopo circa uno o due anni la situazione ritorna ad essere come prima. Giuse viene un po' abbandonato a se stesso e sua madre torna di nuovo, gradualmente, ad essere sempre meno presente. Il piccolo cerca in continuazione le sue attenzioni, fa i capricci, la segue quando esce di casa, chiari segnali del fatto che avesse bisogno di più amore di più cura, specialmente dopo quello che aveva passato. Intanto sua madre rimane incinta e partorisce il fratellastro più piccolo di Jase. Gli anni successivi, quelli dalla scuola elementare alla scuola media, passano tra la custodia di sua madre, quella di sua zia quando sua madre non c'era, e quella di suo padre nei weekend. Con lui in particolare aveva un buonissimo rapporto. Nei weekend insieme andavano al cinema, a mangiare fuori, si divertivano, passavano insieme del tempo di qualità. Purtroppo però anche questa certezza L'unica che aveva praticamente sarebbe presto crollata sotto i suoi piedi. Nel gennaio del 2008 il padre di Jase si vede con un uomo che voleva acquistare della marijuana da lui. Una volta conclusi gli accordi però quest'uomo si rivela essere un agente di polizia sotto copertura. E prima che Dwayne potesse fare qualsiasi cosa la squadra di polizia interviene e sequestra tutto ciò che aveva Dwayne e il suo circolo di amici barra spacciatori. Sequestrano oltre 200 kg di marijuana in totale e il padre di Jase viene quindi arrestato insieme ad altri 7 complici. Rimane in prigione in attesa del processo per due mesi e infine, dopo quasi un anno, il processo si conclude nel 2009, con la condanna di Dwayne a nove anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e traffico di droga. Dwayne era una figura molto importante per Jase, l'unica che gli dava un senso di stabilità e spensieratezza, e così da un giorno all'altro sparì dalla sua vita. Da quel momento Jase comincia a passare praticamente tutte le sue giornate online, usando il computer che aveva ricevuto per Natale. Su internet parla con le persone, interagisce, gioca qualche videogioco, tutte cose che avrebbe continuato a fare per anni. Intorno al 2009 o 2010, Jase comincia a frequentare la Margate Middle School, che non era affatto una delle scuole migliori. Era però perfetta per sfogare la sua rabbia in maniera piuttosto violenta. Le uniche sue vie di fuga dalla realtà a questo punto sono la Play, l'Xbox e internet. Quando non usa nessuna di queste tre cose, quindi quando è a scuola, si sfoga e partecipa a svariate risse. A causa di ciò alla fine viene sospeso e poi espulso, ma a lui ormai non interessava. Nonostante l'anno prima avesse tutti buoni voti, sua madre, tuttavia, ci rimane molto male. Era convinta che suo figlio fosse destinato a grandi cose. Voleva che andasse bene a scuola, prendesse buoni voti e si laureasse in una buona università, così da avere poi un lavoro di tutto rispetto. Giase, però, nonostante fosse convinto a sua volta di essere destinato a cose grandi, non pensava che. Queste sarebbero arrivate tramite la scuola, per questo non si preoccupò. Sua madre però ovviamente non capiva, non voleva capire e in effetti sarebbe difficile per qualsiasi madre accettare una situazione simile. Comunque tra il 2010 e il 2011 Jase comincia a crescere e cambiare drasticamente, soprattutto a livello di stile e di idee. Passa dall'essere un ragazzino carino, normale, a qualcosa di più particolare che si avvicinava di più a ciò che sentiva di essere. Ad ogni modo, dopo la sua espulsione dalla prima scuola media, si iscrive alla Lauderdale Lakes Middle School, sempre vicino alla casa di sua madre a Pompano Beach. Qui comincia davvero a sviluppare il suo stile e le sue passioni, e si fa anche qualche amico. Queste persone lo descriveranno come gentile e amichevole, ma diranno anche che se gli si faceva qualcosa di brutto era meglio scappare. Ad ogni modo, l'unica materia che davvero interessava a Jase in quel periodo era la storia. Tutto il resto davvero non gli importava per niente. E anzi, spesso qualsiasi altra cosa collegata alla scuola portava solo ad altri litigi e altre risse. A lui, tutto sommato, piaceva litigare e fare a botte, ma non solo per proteggere se stesso e farsi valere, molto spesso faceva a botte per gli altri, per difendere gli altri, specialmente chi non poteva difendersi da solo. Inoltre, questo era l'unico modo per ricevere attenzioni da sua madre. Quando faceva a botte, lei veniva avvisata e di conseguenza faceva il cazziatone a Jase, che. È una forma di attenzioni, seppur negativa. Col passare del tempo, però, sua madre si stufa di questa situazione e decide di mandarlo da sua zia, dalla quale Giase comincia ad esprimere il suo amore per la musica. Già a 13 anni, però, il ragazzo viveva in maniera molto precaria, se ci pensate. Cioè, sì, stava dalla zia, ma molto spesso stava anche dai suoi amici, non aveva proprio una dimora fissa. Comunque, sua zia, vedendo la passione di Jase per la musica, lo incita ad iscriversi nel coro della chiesa. Il ragazzo quindi fa proprio così e almeno all'inizio si trova bene, poi però anche lì la sua rabbia esplode e finisce per fare a botte con un altro ragazzo del coro. La situazione era diventata ingestibile, in ogni luogo fosse Giase finiva per fare a botte con qualcuno, anche per i motivi più futili, così alla fine delle scuole medie e prima ancora di cominciare le superiori sua madre decide di sbatterlo fuori di casa letteralmente e definitivamente. Da quel momento Giase avrebbe dovuto trovare un tetto sotto la testa ogni notte, lei sperava che almeno così si sarebbe responsabilizzato e insomma non so quanto possa responsabilizzare una cosa del genere in un contesto del genere a 13 anni comunque nonostante questo sua madre cerca in qualche modo di non sparire totalmente dalla sua vita i due infatti si sentono si vedono passano anche del tempo assieme ma Jase in pratica a questo punto è un vagabondo sua nonna quindi collette Jones finisce per accoglierlo in casa sua il ragazzo in futuro dirà che in quel periodo della sua vita si sentiva perso e ci credo tuttavia sua nonna cerca di prendersi cura di lui almeno meglio delle sue possibilità. I due vanno d'accordo, scherzano insieme, ridono, si trovano davvero bene. Peccato però che il quartiere in cui risiedevano non fosse dei migliori. La casa di sua nonna si trovava in un vicinato chiamato The Isle of in Verreri a Fort Lauderdale, un piccolo quartiere tristemente conosciuto per l'elevata presenza di spaccio di droga e attività di gang criminali. Lì, il giovane Jase fa la conoscenza di alcuni ragazzi più grandi di lui, con cui comincia a passare molto, molto del suo tempo. A questo punto quindi, piuttosto che stare a casa da sua nonna, dalla quale cercava di rimanere comunque il meno possibile, presumibilmente per lasciarle la sua libertà, ma al tempo stesso anche per conquistare la sua libertà, comincia quindi a chiedere ai suoi amici di stare da loro. Sua nonna era una persona molto religiosa e obbligava, già ad andare a messa ogni domenica. In più gli dava un coprifuoco e se il ragazzo non fosse arrivato a casa entro l'orario stabilito, lei avrebbe chiuso le porte a chiave, lasciandolo chiuso fuori. Anche per questo, ovviamente, preferiva stare fuori dai suoi amici. Comunque, in questo periodo Giase comincia ad avere i sintomi della depressione, veri e propri sintomi, e fare anche pensieri brutti, pensieri, insomma. Molto brutti, capite. Comincia quindi a fare uso e spaccio di droghe. Non fumava marijuana perché lo rendeva paranoico, ma piuttosto prendeva Xanax e Vicodin per anestetizzarsi, per sentire meno il dolore interiore che già a quell'età lo stava divorando. Jasi ogni notte non faceva altro che cercare un modo per non pensare ai problemi della sua vita. Peccato però che molto presto questi problemi sarebbero diventati ancora più grossi. Verso la fine del 2012, all'età di soli 14 anni, Jase viene fermato dalla polizia, che, perquisendolo, gli trova addosso 21 grammi di marijuana. Dopo una breve indagine, Jase viene accusato e condannato per spaccio, ma dato che era molto giovane, viene condannato a un mese in un centro di detenzione minorile e a sei mesi in una struttura di correzione del comportamento. Jase quindi compie 15 anni, sconta interamente la sua condanna e viene rilasciato. Solo un mese dopo il suo rilascio, però, viene arrestato di nuovo per aver fatto irruzione in un appartamento insieme ad altri complici per rubare dei PC. In questo caso non si conoscono i dettagli della condanna, fatto sta che per un breve periodo il quindicenne torna in prigione. Ci rimarrà per poco tempo però, giusto qualche mese. Dietro le sbarre conosce Stokely Clevon Goldborn, un ragazzo di due anni più grande di lui che si trovava in prigione per reati minori correlati alla droga. Questo ragazzo frequentava la Piper High School, stessa scuola in cui si iscriverà a jazz dopo il periodo di detenzione. In prigione, comunque, dove si sono conosciuti, i due hanno cominciato a parlare dell'idea di fare tanti soldi insieme. Tanti soldi in poco tempo, ma hanno anche iniziato a parlare di produrre della musica. Sia dentro che poi fuori, una volta scontate le pene, si divertivano a rappare e fare delle battaglie di freestyle per far passare il tempo. Subito dopo essere uscito di prigione, però più o meno all'inizio del 2013, Jase viene mandato per un periodo in un programma chiamato Sheridan Program, che sarebbe una struttura che si occupa di aiutare i giovani con problemi comportamentali o familiari. In sostanza, per ragioni sconosciute tuttavia viene presto buttato fuori dal programma. Inizialmente il ragazzo non voleva proseguire il suo percorso nella struttura, ma molto presto ha capito che lo avrebbe solo aiutato. Per cui è tornato, ha finito il suo percorso lì e più avanti avrebbe addirittura parlato di questo programma in maniera super positiva, dicendo che durante il suo periodo lì si era trovato molto bene, la considerava come la sua seconda casa. Comunque verso la metà del 2013, dopo aver finito appunto il percorso, si è iscritto alla Piper High School, come vi dicevo, che già frequentava il suo amico Stokley. Ecco, queste scuole superiori non sono proprio le migliori che si possono trovare. Infatti lì molti giovani studenti vanno e vengono e tanti di loro hanno vari tipi di problemi anche legati alla criminalità. C'è violenza, spaccio, un ambiente davvero poco sicuro e raccomandabile. Gli amici di Jase a quel punto provano a farlo stare tranquillo, a tenerlo lontano dalle risse, ma Ormai lo sapete che lui non poteva farne a meno. Alle superiori Jasai trova letteralmente ogni scusa possibile per fare a botte con chiunque. Tanto che si dice abbia partecipato ad almeno una rissa alla settimana. Tantissimo. Tuttavia molto lentamente la situazione sembra cominciare a cambiare. Jase, in compagnia di Stokely, inizia ad interessarsi sempre di più alla musica, lasciando un po' perdere le risse e la violenza. I due parlano in continuazione di produrre canzoni, cercano di capire come farlo, come sbancare, fare un sacco di soldi con la musica, cioè insieme vogliono proprio spaccare. Quindi arrivano alla conclusione che per raggiungere questi obiettivi avrebbero dovuto formare un gruppo. E così fanno, formano inizialmente un duo, composto da loro due, chiamato Very Rare. Uno dei loro amici ha comprato un microfono Blue Snowball, uno dei più economici sul mercato, che possiamo vedere in questa foto di Jazz in quel periodo, e ha installato il programma di registrazione chiamato Audacity nel suo PC. Da quel momento i ragazzi decidono di cominciare a rappare. Amavano farlo ed era anche un modo per restare fuori dai guai, sia a scuola che con la polizia. E dato che avevano dato il via al gruppo, avevano bisogno di trovarsi dei soprannomi, dei nomi d'arte. Jase ha pubblicato un tweet taggando un suo vecchio amico in cui mostra i suoi possibili nomi d'arte, tra cui ancora doveva scegliere. Sono questi qui: Ashiyama, Master Splinter. Tentacion e Addition. Il suo amico gli risponde che erano senz'altro dei nomi unici, ma esprime un po' di perplessità per quanto riguarda la risposta del pubblico a nomi del genere. Al che, Giuse risponde che non gliene fregava un cazzo di quello che avrebbe pensato la gente del nome, era ciò che voleva. Decide quindi provvisoriamente di chiamarsi Master Splinter, ma poco dopo. Cambia il suo nome d'arte in XXX Tentacion". La X, la X, nel nome rappresenta una variabile sconosciuta come in matematica, qualcosa di indefinito da scoprire. Il fatto di averne messe tre è un modo per sottolineare ancora di più questa cosa indefinita e sconosciuta, mentre Tentacion deriva dalla parola spagnola Tentacion, che significa tentazione. Il suo nome quindi significherebbe tentazione sconosciuta, indefinita. Nonostante gli sforzi, i ragazzi ancora non avevano prodotto nulla. Così dopo l'orario scolastico, ma a volte anche durante, cominciano a cercare ogni modo possibile per scrivere, registrare e produrre qualche pezzo. Una delle loro prime produzioni fu Palm Trees, e nella canzone si può sentire che le voci sono piuttosto basse. Proprio di volume. Perché, allora, vi spiego un po'. Questo è dovuto dal fatto che hanno registrato durante l'orario scolastico. Praticamente sono usciti dalle loro classi con una scusa. Si sono diretti ai laboratori di informatica per registrare, ovviamente all'insaputo dei professori, e quindi, per non farsi scoprire, hanno registrato tenendo la voce molto bassa. Una cosa strabella, secondo me, una cosa che sicuramente si saranno ricordati più avanti, come una bella esperienza, una cosa nostalgica una di quelle cazzate che fai da ragazzino, no? Bellissimo. Comunque riescono effettivamente a produrla e la pubblicano sulla piattaforma chiamata SoundCloud. Palm Trees è la primissima canzone in cui c'è anche X lo chiamerò così d'ora in poi, ma il suo primo brano da solista sarà News Flock. Comunque, dopo la pubblicazione del primo brano, X comincia a prendere la musica davvero seriamente. Lentamente impara ad usare i software per la produzione musicale, come Audacity e FL Studio. E in parallelo mette insieme qualche nuova traccia. Poi pubblica tutto su SoundCloud, dove un amico lo aiuta ad organizzare i pezzi in un album chiamato Ice Hotel. In quel periodo, X si ispirava spesso agli anime giapponesi, soprattutto per lo stile estetico delle copertine, ma in futuro avanti questo stile facendolo emergere in quasi ogni aspetto delle sue pubblicazioni. Con il passare del tempo il ragazzo comincia a chiedersi se anche gli altri membri del gruppo, che erano diventati tre o quattro nel frattempo, stessero prendendo la musica seriamente come stava facendo lui. Ex sembrava essere il più dedicato e appassionato, mettendo quasi tutte le sue forze esclusivamente sulla musica, mentre gli altri sì, erano appassionati sì, si impegnavano, ma non quanto lui. Ex quindi continua a produrre e pubblicare musica su SoundCloud, ma spesso dopo aver pubblicato dei brani, ci ripensava e li eliminava. Arriviamo così verso la fine del 2014, quando il gruppo, che ora si era espanso, sia in termini di numero di membri che in pubblicazione di brani, comincia ad indebolirsi. Ex litiga pesantemente con uno dei membri chiamato Nayora Spouse. Così. Lui e Stockley, che ora aveva il nome d'arte Ski Mask, decidono di abbandonare quel gruppo per formarne un altro, questa volta chiamato Members Only, composto solo da ex, Ski Mask e il loro primo manager. Nel 2015 pubblicano il loro primo album chiamato Members Only Volume 1, composto esclusivamente da canzoni di Ski Mask e XXX. Quasi tutti i brani avevano un mood piuttosto dark, definito da alcuni gotico e a tratti triste. X in questo periodo comincia davvero ad esplorare e trovare il suo stile unico che lo avrebbe poi contraddistinto negli anni a venire. Poco dopo la pubblicazione cominciano subito a produrre nuovi brani per il secondo volume, sperando di includere questa volta anche altri artisti. Cominciano quindi a reclutare vari rapper underground della scena hip hop del sud della Florida, grazie ai quali il gruppo comincia a partecipare a piccoli show e feste private nella zona, facendosi conoscere da sempre più persone. La gente era sorpresa da quanto questo gruppo fosse diverso dal solito. Non erano semplici rapper, avevano uno stile davvero unico. Molti di loro neanche rappavano. Compreso Ex a lui non interessava proprio il rap, ma piuttosto condividere i suoi messaggi attraverso la sua musica, di qualsiasi stile essa fosse. A quel punto ognuno dei membri aveva un ruolo piuttosto importante nell'organizzazione e nella crescita del gruppo. E nuovi artisti che potessero contribuire erano sempre i benvenuti. C'erano molte cose da gestire: eventi, merchandising, lato artistico. Quindi anche professionisti come fotografi, videomaker e designer di vestiti hanno cominciato ad essere inclusi in Members Only. Ex quando doveva esibirsi insieme agli altri, chiedeva sempre un pass per circa una ventina di persone. Per assicurarsi che ogni figura del gruppo, quindi tutti i membri, fossero sempre presenti. Members Only volume 2 esce circa sei mesi dopo il volume 1 e ha un discreto successo nella scena locale. Finalmente il comportamento turbolento di X stava dando i suoi frutti nel mondo della musica. I ragazzi, infatti, vengono riconosciuti per essere artisti bravi, sì, ma controversi. Un po' pericolosi. A volte, dato che davano il via a qualche rissa. Una di queste in particolare, in cui partecipa XXX, viene ripresa e pubblicata sul web. Il ragazzo quindi ha un primo assaggio di popolarità vera e propria, dato che il video accumula milioni di visualizzazioni. E anche per via di questo, X viene espulso dalla Piper High School. Non che gli interessasse, ovviamente. X a quel punto aveva pochissimo seguito su SoundCloud, ma aveva raccimolato qualche migliaio di follower su Twitter, proprio grazie al video della rissa. Per cui comincia a sfruttare questo accenno di Visibilità per promuovere la sua musica, condivide i link di SoundCloud sul suo profilo e cerca di capire in tutti i modi come utilizzare i social a suo vantaggio. La sua prima mossa geniale, infatti, è stata quella di eliminare un sacco di musica da SoundCloud per creare un senso di scarsità. Sentite come ha spiegato lui questa cosa. La mia cosa è che, se hai troppo cuore di ice cream, non si va a wanti niente ice cream. Se hai troppo di me, non si va di niente. troppo di tutto è una cosa horrible. Se non si supply e c'è una domanda di When you drop anything or you hit out, it's gonna mm -hmm, skyrocket. So Quasi subito le persone interessate alla sua musica hanno cominciato a cercare questi brani perduti, senza molto successo ovviamente. Ex ha poi dichiarato che un giorno avrebbe voluto che la gente si mettesse appunto a cercare queste canzoni per poi trovarle nei meandri del web, scambiarsele e condividerle come se fossero carte di Pokémon. Aveva già un'idea ben precisa di come avrebbe raggiunto il suo successo. Comunque il suo nome ha cominciato ad essere più o meno conosciuto intorno all'estate del 2015. Almeno nella scena locale. A quel punto riusciva a racimolare qualche migliaio di stream ogni volta che pubblicava un nuovo brano. Con ex a gestire il gruppo, finalmente i giovani artisti cominciano ad essere pagati un po' per le loro performance. E la gente si rende conto che. Erano davvero affascinanti, bravi e interessanti. Tanto che altri artisti emergenti cominciano a copiare il loro stile e le loro canzoni. Verso la fine del 2015, X conosce un producer chiamato Rojas on the Beat, che gli fa ascoltare un po' di sue basi per una possibile collaborazione. X però le ascolta e le scarta tutte. Stava cercando qualcosa di diverso dal solito, qualcosa di rivoluzionario, che gli desse proprio una svolta. L'ultimo beat che il producer gli fa ascoltare era coprodotto con un artista chiamato Jimmy Duval ed era inizialmente. Destinato ad un rapper chiamato cp che però era stato arrestato per rapina a mano armata. Così Rojas lo fa ascoltare ad ex. Lui lo trova perfetto, e 15 minuti dopo la canzone è registrata e praticamente pronta. Si intitolerà Look at Me. Ex parla alla nuova generazione, quella sull'orlo della peggiore crisi di salute mentale degli ultimi decenni, ma sta anche dalla parte di chi non ha una voce. Parla e canta per loro, per i ragazzi più sfortunati, bullizzati, che soffrono di depressione o hanno problemi familiari pesanti. Parla ai ragazzi come lui, tramite la sua musica. E finalmente la gente comincia ad accorgersene. Così poco dopo la pubblicazione di Look at Me, tutto... Cambia Rojas pubblica la canzone su SoundCloud che nel gennaio del 2016 esce ufficialmente e diventa disponibile per il download digitale. Quella traccia diventa subito la canzone di maggior successo per X, anche se sarebbe esplosa veramente solo verso la fine del 2016. Lentamente, tuttavia, la canzone accumula milioni di ascolti su YouTube e SoundCloud e nel giro di un paio di mesi i follower di X aumentano in maniera esponenziale. I suoi fan sono già tanti e supportano X quasi come se fosse il leader di una setta. Però la sua fanbase già a quei tempi viene descritta in inglese come un cult-like fanbase, simile a membri di una setta che seguono il proprio leader. Tuttavia, dietro le quinte la polizia stava ancora indagando contro X per riuscire a condannarlo per una rapina avvenuta l'anno precedente. In questo stesso periodo, X si stava già frequentando con una ragazza di nome Geniva Ayala. In realtà i due si frequentavano sporadicamente già da circa due anni, ma è nel 2016 che si mettono ufficialmente insieme e vanno anche a convivere. Inizialmente la relazione era perfetta, ma la salute mentale di X era piuttosto. Fragile in quel momento. Per lui quello è stato un brutto periodo, si sentiva insicuro, solo, ma nonostante tutto. Geneva era sempre lì a rassicurarlo e stargli vicino. In un certo senso l'ha aiutato tantissimo a superare anche questo momento bruttissimo della sua vita. Tuttavia le cose tra i due si sarebbero concluse veramente in tragedia. Ex viene arrestato per la rapina del 2015 e passa di nuovo del tempo in prigione, più precisamente nel centro di detenzione di Broward a Fort Lauderdale. Dopo alcuni mesi il ragazzo accetta un patteggiamento e viene mandato a casa. Ma agli arresti domiciliari. Al momento del rilascio, le cose tra lui e Ginevra peggiorano tantissimo. Lei ammette che era stato con un altro uomo mentre lui era in prigione, il che presumibilmente ha portato a degli episodi di violenza domestica. Dico presumibilmente, adesso capite perché, fidatevi, è un bordello. Secondo le dichiarazioni di Ginevra, lei era incinta del loro figlio quando il 6 ottobre del 2016 lui ha avuto un improvviso attacco di rabbia, prendendola a schiaffi e pugni, per poi strangolare. A seguito dell'aggressione, la ragazza avrebbe riportato diversi lividi al volto, nonché una frattura al pavimento orbitale dell'occhio sinistro. Geneva, quindi, a fine 2016, denuncia ex per violenza domestica, ma il processo per queste accuse verrà rimandato ancora e ancora e portato avanti per tantissimo tempo. Proprio per questo, ex si dichiarerà non colpevole nel dicembre del 2017. Ragazzi, tutto questo episodio è davvero controverso perché Geneva, in realtà, quando ha denunciato, non aveva alcun segno di maltrattamenti, e secondo le sue dichiarazioni, anche riguardo le tempistiche, Avrebbe dovuto averceli. Poi per provare che fosse incinta del loro presunto figlio ha fatto anche diversi test di gravidanza, che però al processo si è scoperto fossero tutti negativi. Infatti non è mai nato un figlio e non si sa neanche perché... Boh, vabbè. In ogni caso Ex viene arrestato nell'ottobre del 2016 per aver violato i domiciliari. Ancora oggi non è chiaro se la ragazza fosse incinta al momento delle aggressioni, né tantomeno se queste aggressioni siano mai avvenute. Online infatti ho trovato alcuni articoli che parlano di una telefonata tra Ex e Geniva, mentre lui si trovava in prigione per aver violato. I domiciliari. In questa telefonata, che in realtà è stato molto facile trovare sul web, la ragazza ha detto di voler ritirare le accuse contro di lui, al che lui le ha risposto: no, non ritirarle. Se le ritiri, andrai in prigione e io non voglio che tu vada in prigione. No, fucking drop the charges, but you already said that shit. no, 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 i don't want you in jail geneva I, I love you <laughs> it's gonna it's gonna drop eventually if i do not show up to court Per via della telefonata e di altre stranezze riguardo le accuse della ragazza, ora tantissime persone credono che lei avesse inventato tutto per chissà quale motivo. In qualsiasi modo siano andate le cose, X rimane in prigione per oltre sei mesi. E mentre è dentro, il suo nome diventa davvero conosciuto. Questa volta davvero tanto. Un po' per le accuse di Geneva, ma soprattutto per una sorta di dissing con Drake. Mentre Ex era in prigione, infatti, Drake ha pubblicato una canzone intitolata KMT. E i fan di Ex hanno subito notato una somiglianza incredibile tra quella canzone e Look at Me. Online si sparge subito la voce di un possibile plagio da parte di Drake, il che ha portato tantissime davvero tantissime nuove persone ad ascoltare per la prima volta la musica di XXX Tentacion. Più di tutto, ovviamente, Look at me. Da questo momento il brano è diventato conosciutissimo raggiungendo letteralmente tutto il mondo. Purtroppo però X era dietro le sbarre e non ha potuto assistere appieno a questa ascesa nel mondo della musica. Ma alla fine dopo un patteggiamento viene rilasciato il 26 marzo del 2017. In questo momento tutti gli occhi puntati su di lui, specialmente per il beef con Drake. E senza perdere tempo, comincia subito a sfruttare la sua nuova popolarità, sia tramite i social che partecipando a varie interviste. Comincia anche a lavorare al suo primo mixtape da solista, chiamato Revenge, che raggiungerà un successo incredibile. Inoltre, a giugno dello stesso anno, il suo gruppo Members Only fa uscire anche il terzo volume. In sostanza, X passa gran parte del 2017 pubblicando musica e sfruttando al meglio tutta l'attenzione che stava ricevendo per via della vicenda di Drake. Il mixtape Revenge era per lo più una raccolta di ripubblicazioni di brani che X aveva già pubblicato in passato su SoundCloud, ma fece un discreto successo anche per via della presenza della canzone Local. At me, che era al suo interno. Tuttavia, la vera esplosione della fama di Ex arriva con la pubblicazione del suo primo album vero e proprio, intitolato Seventeen. L'album viene pubblicato il 25 agosto del 2017 dalle etichette Bad Vibes Forever ed Empire Distribution. Tenete a mente che mentre accadeva tutto ciò, il processo per le accuse di Geneva. Doveva ancora essere fatto, doveva ancora tenersi, c'erano indagini in corso. E io voglio soffermarmi un attimo sul significato di alcune canzoni dell'album. Perché in questa situazione legale che definire disastrosa sarebbe riduttivo, X ha comunque avuto la forza e il coraggio di dedicare ben sei brani a Geneva. Ovvero Depression and Obsession, Dead Inside, Fuck Love, Carry On. Orlando e Ayala. Ma ci sono altri due brani con una storia davvero triste e tragica, che sono Revenge e Jessylyn Flores. In generale tutto l'album ha un concetto piuttosto profondo che consiste nel voler aiutare coloro che soffrono di depressione. Tramite le canzoni XXX Tentacion voleva aiutare i suoi fan, voleva aiutarli a fuggire dalla realtà che tanto li stava consumando. I testi delle canzoni trattano temi come il dolore, la paura, la malinconia, il rimpianto e il deterioramento mentale. Si tratta di un album ricco di significato di un significato molto profondo Nelle due canzoni che vi ho citato prima Revenge e Just Flores X dice frasi come Ho scavato due tombe per noi mia cara Non posso far finta di essere perfetto dopo averti lasciata impaurita Oppure Immagina sei nel letto Ricevi una telefonata La ragazza con cui hai scoperto, si è uccisa È successo quest'estate e nessuno ha aiutato E da quel momento amico mi odio, voglio farla finita, cazzo. Ecco, queste sono solo alcune delle parole nei testi di questi due brani. Devo dirvi che io li ascoltavo davvero con leggerezza, ma quando ho deciso di fare questo video mi sono inevitabilmente imbattuto sul loro significato. Queste due canzoni sono dedicate ad una ragazza. Sono come un tributo per la sedicenne Jocelyn Amparo Flores. Dalla quale una delle due canzoni prende il nome. Quello che sto per dirvi è davvero triste. Allora, XXX, che vi ricordo a questo punto ha 19 anni, vide delle foto di Jocelyn su Twitter e rimase particolarmente colpito dalla sua bellezza. Decise quindi di scriverle per la prima volta il primo maggio del 2017. Dopo aver parlato un po', la invitò in Florida per farla lavorare come modella per la sua linea di abbigliamento chiamata Revenge. Lei accettò, e poco dopo si recò in Florida per il lavoro dove si vide con ex e con un'altra modella che era lì per lo stesso motivo. Ad un certo punto però il ragazzo andò via per partecipare al ballo di fine anno di suo cugino e quando ritornò si rese conto che dalla stanza in cui erano rimaste mh, le ragazze era sparita una borsa contenente 7000 dollari in contanti. Le due cominciarono quindi ad incolparsi a vicenda e ex, per evitare che la situazione tra le ragazze diventasse violenta, decise semplicemente di mandarle via e annullare l'offerta di lavoro. Jocelyn quindi se ne andò e fece il check-in al Lampton Inn, a Coconut Creek, poco prima di mezzanotte. Era il 13 maggio 2017. Il mattino seguente, la sedicenne venne trovata senza vita, chiusa a chiave all'interno del bagno della stanza. Si era suicidata. Il reale motivo di questo gesto estremo non lo conosciamo, ma ex si è subito sentito in colpa. Anche per questo ha deciso di rendergli omaggio tramite le sue canzoni. I familiari di Jocelyn hanno avuto reazioni contrastanti riguardo alla scelta di ex di intitolare una canzone col suo nome. Alcuni di loro hanno espresso gratitudine per il suo gesto, altri l'hanno Finito come una vera e propria maledizione, perché adesso, qualsiasi volta avessero per sbaglio, per caso, sentito una sua canzone, si sarebbero ricordati che Jocelyn. Non c'è più. Inoltre Ex non ha mai chiesto ai familiari se potesse usare il suo nome per eh, intitolare la, una delle sue canzoni. L'ha fatto e basta. Il che ha decisamente sconvolto alcuni di loro, che hanno scoperto tutto casualmente mesi dopo, quando alla radio passavano una canzone intitolata come il nome della loro amata deceduta. È una vicenda davvero triste e tragica, sulla quale ci sarebbero tantissime altre cose da dire. Davvero tantissime. Se volete, in futuro farò un video dedicato a lei in cui parliamo un po' della sua vita, di tutto, vita e cosa ha portato a quel giorno lì. Quindi fatemi sapere se potrebbe interessarvi. Oggi, comunque, dato che stiamo parlando di ex, continuiamo con la sua storia. Dopo la pubblicazione dell'album 17 la popolarità di X cresce a dismisura e raggiunge un livello mai raggiunto prima. L'album è riuscito a creare una connessione molto potente tra i fan e il cantante perché era come se parlasse direttamente agli ascoltatori in maniera profonda e sincera. I fan hanno anche cominciato a capire il modo di pensare di X e si sono sentiti compresi e addirittura aiutati da lui e dalle sue canzoni. Hanno capito che non erano soli, c'era qualcuno come loro che era pronto a parlare e aiutarli in questa battaglia contro le cose ingiuste e... Dolorose della vita. Wow! E vi ricordo, Ex aveva solo 19 anni. È assurdo. Molto presto il cantante viene considerato come la voce della nuova generazione di ragazzi e lui stesso se ne rende conto, tanto che intraprende un percorso di introspezione per migliorarsi e cercare di condividere messaggi sempre più positivi, motivazionali, pieni di amore, di speranze, cerca di diventare la versione migliore di se stesso, una versione curata, profonda, positiva e che condivide il bene e l'amore. A livello di carriera non poteva andare meglio di così. Nell'ottobre del 2017 X firma un contratto discografico del valore di oltre 6 milioni di dollari con la Capital Record. E poco dopo acquista una villa del valore di 1,4 milioni di dollari a Parkland, sempre in Florida, in cui comincia a vivere insieme a sua madre e la sua nuova ragazza dell'epoca, Genesis Sanchez. Poi decide di donare 100.000 dollari a un programma di prevenzione sulla violenza domestica. Il che la dice lunga. Anche se alcuni pensano che l'abbia fatto solo per rendere ancora meno credibili le accuse della sua ex, Giniba. E a proposito, a questo punto i suoi avvocati hanno presentato in aula una dichiarazione firmata dalla ragazza in cui ritirava tutte le accuse contro di lui. Tuttavia. Questo non fu abbastanza. Ex in aula viene accusato di altre cose, compresa la corruzione dei testimoni, poiché si pensava che avesse obbligato con la forza Geniva a firmare quei documenti in cui ritirava le accuse. Per questo viene messo ai domiciliari in attesa del processo, che ancora una volta continuava a subire ritardi su ritardi, rinvii per via di nuove, nuove indagini, nuove cose che spuntavano, telefonate. Un casino, bisognerebbe fare un video dedicato solo a questo processo, ma vi giuro, perché vi giuro è una roba... Allucinante. Comunque, in questo periodo di detenzione domiciliare, gli era comunque concesso di recarsi nello studio di registrazione per via dei termini del suo contratto. Ma in questo ulteriore periodo piuttosto buio della sua vita, ex cerca comunque di migliorarsi. Fa spesso delle live su Instagram in cui condivide messaggi molto positivi e anche speranzosi ai suoi fan. Dice anche che se vogliono parlargli di qualcosa, se vogliono sfogarsi, raccontargli perché stanno soffrendo, insomma, qualsiasi cosa, possono scrivergli nei DM. Si mostra proprio disponibile ad aiutare e sentire quante più persone possibili. Apre anche un canale YouTube. YouTube, in cui pubblica qualche vlog per connettersi ancora di più con i fan. Ed è proprio attraverso il canale YouTube che partecipa a delle challenge di beneficenza. In questi video andava in diverse scuole e donava oggetti utili proprio alle scuole e agli studenti. Ma si fermava anche per parlare con i ragazzini riguardo al loro futuro, per spronarli a fare meglio, ad essere la loro versione migliore di se stessi. E così arriva il 14 dicembre del 2017, giorno in cui X si dichiara non colpevole delle accuse mosse contro di lui quale dell'ultima volta, corruzione dei testimoni eccetera. Questo processo è stato davvero un casino perché da quando gli avvocati del ragazzo avevano presentato la lettera firmata da Geneva, il processo si è diviso in due sostanzialmente, una parte riguardante le accuse dell'ex dell ragazza Geneva e un'altra che riguardava le accuse mosse in seguito dagli investigatori. Geneva tuttavia già allora aveva dimostrato la sua intenzione a non testimoniare, infatti non si era presentata un'udienza, ma anche la sua intenzione a far cadere tutte le accuse, come avete già sentito dalla chiamata. Cioè, non voleva che Ex passasse del tempo in prigione Quindi vabbè, questo caso qui si è trascinato per tantissimo tempo senza neanche un motivo alla fine O meglio, sicuramente i motivi c'erano Ma tutta questa vicenda si sarebbe potuta concludere molto prima Magari non sarebbe neanche iniziata Però non sappiamo ad oggi come siano andate effettivamente le cose Ex l'ha fatto davvero? Le ha fatto del male? Oppure no? Lei si è inventata tutto? Oppure no? Era incinta? Oppure no? Cioè non ci sono risposte serie e definitive a tutte queste domande, eh? Un casino. Poi vabbè, se chiedete agli utenti di internet c'è cioè chi vi dirà no è per forza così e no è per forza cos'ha. In realtà non c'è nessuna, cioè la verità non esiste in questo caso, quindi c'è poco da scagliarsi contro uno o contro l'altra parte. Non c'è e basta. Non è stata conclusa questa vicenda. Ci sono degli indizi, ci sono delle speculazioni, ma non sono cose sicure. Provate al 100%, quindi vi invito a non insultarmi per aver detto queste cose. Pensate, cioè, pensateci prima, leggete bene tutte le informazioni, vedete quali sono le fonti ufficiali, quali sono le cose certe al 100% e quali invece non lo sono. E poi, magari, tornate nel video e mi dite, mi dite la vostra su questo caso qui, della diatriba tra ex e Geneva. Comunque. Dopo l'ulteriore udienza del 14 e 15 dicembre 2017, ex viene rilasciato, ma sempre agli arresti domiciliari. Situazione in cui rimarrà fino al 21 marzo del 2018. Poco prima, però, il 21 febbraio del 2018 il ragazzo pubblica la canzone Hope. Dedicata ai sopravvissuti delle sparatorie scolastiche, che sapete in America sono un problema davvero enorme. Questo singolo è stato pubblicato per promuovere l'uscita di un nuovo album, rilasciato il 16 marzo 2018, e intitolato semplicemente così. Punto interrogativo. L'album debutta al numero uno delle classifiche. E il suo singolo, Sad, raggiunge il settimo posto. Tutto stava andando a meraviglia, almeno a livello lavorativo e artistico. Ma purtroppo, di lì a poco, sarebbe accaduto qualcosa che nessuno poteva prevedere. È il 18 giugno del 2018 e le telecamere di sorveglianza di un negozio chiamato Riva Motorsports a Miami riprendono Ex al suo interno insieme a suo zio. È lì tranquillo a guardare delle moto quando entrano due uomini. Solo 15 minuti dopo queste immagini, nel parcheggio di quel negozio, XXX Tentacion viene rapinato e poi ucciso con dei colpi di pistola. Un testimone chiama il 911 e riferisce che degli individui dentro una Dodge Journey nera hanno sparato al conducente di una BMW. Dentro questa Dodge Journey c'erano quattro uomini: Michael Botwright, Trayvon Newsom, Robert Allen. E Dedrick Williams. Robert e Dedrick sono gli stessi uomini che pochi minuti prima erano entrati nel negozio in cui ex stava facendo acquisti. E come si può vedere dal filmato, ad un certo punto l'hanno guardato negli occhi. Ma chi erano questi uomini? conoscevano X? E perché l'hanno ucciso in quel modo orribile? Dopo aver dichiarato la sua morte alle 4.51 dello stesso pomeriggio, gli investigatori hanno cercato di ripercorrere le ultime 10 ore della vita di Jase per cercare di rispondere a tutte le domande. Ecco come è andata. Quel giorno, X ha iniziato la sua giornata in maniera totalmente normale. Alle 6.05 del mattino si è messo al PC e ha cominciato a giocare a League of Legends per 22 minuti. Non sappiamo se si fosse svegliato presto e come prima cosa avesse deciso di giocare appunto a quel videogioco, oppure se magari fosse stato sveglio tutta la notte ma in ogni caso questo comportamento indica una certa spensieratezza sicuramente non si sarebbe messo a giocare a dei videogiochi se avesse sentito che ci fosse qualcosa di strano se si fosse sentito in pericolo ecco sicuramente non aveva alcuna idea di cosa sarebbe accaduto quel pomeriggio tuttavia ex sembrava avere una sorta di sospetto del fatto che sarebbe morto in maniera prematura non quel giorno in particolare eh, ma proprio in generale in una live del dicembre del 2017 infatti quella che vi ho messo all'inizio all inizio del video Ex parla della sua morte e lo fa in maniera piuttosto tranquilla. Nelle settimane e nei mesi seguenti, Ex ha cercato di aumentare e preservare la sua sicurezza in ogni modo, a partire dai bodyguard fino al fatto di non uscire mai di casa da solo. Era come se sentisse che qualcuno potesse fargli del male. Poi vabbè, se consideriamo il suo passato turbolento, direi che un aumento della sicurezza era proprio il minimo. La sua fama era ormai internazionale e negli anni precedenti si era fatto non pochi nemici, soprattutto nel quartiere in cui era cresciuto. Comunque, tornando al dell'omicidio circa alle 8 del mattino ex ha cominciato a lavorare al beat di una nuova canzone che aveva registrato due giorni prima chiamata chase glass shards e ci ha lavorato per le sei ore successive mentre si prendeva una pausa ogni tanto per stare con la sua ragazza genesis che quel giorno non si sentiva tanto bene stava considerando l'idea di andare a farsi vedere da un dottore ex però non sapendo che quello sarebbe stato l'ultimo giorno che avrebbe passato in sua compagnia aveva altro per la testa voleva acquistare una nuova moto. Così, intorno alle 15.10, ha chiamato sua madre per chiederle se avrebbe potuto accompagnarlo in un negozio di moto. Lei gli ha detto di no e hanno iniziato a discutere. Discussione che si è poi conclusa con sua madre che gli ha detto che avrebbe invece accompagnato Genesis dal dottore, ma non lui, a comprare la moto. Ex però voleva andarci a tutti i costi e così ha convinto il suo zio acquisito ad accompagnarlo. Dato che non sarebbe assolutamente mai uscito di casa da solo. Prima di recarsi al negozio, però, e tenete a mente che queste informazioni sono trapelate solo recentemente, dopo vi spiego perché, X è andato insieme a suo zio sulla sua BMW I8 alla Bank of America per prelevare 250.000 dollari in contanti. Queste sono le riprese della banca. Dopo un po' di attesa, l'operatrice gli comunica che non sarebbe stato possibile prelevare quella somma senza alcun preavviso, così gli comunica la possibilità di prelevare fino a 50.000 dollari. È probabile che X volesse tirare tutti quei soldi perché sapeva, cioè si era già informato del fatto che la moto, magari una moto che voleva acquistare un modello specifico, sarebbe costata di meno se l'avesse pagata subito e in contanti. Comunque il ragazzo procede a prelevare i 50.000 dollari in banconote da 100 e li ripone dentro la sua borsa Louis Vuitton dal valore di 2000 dollari. A questo punto i quattro criminali, Michael Botwright, Trayvon Newsom, Robert Allen e Dedrick Williams lo avevano già adocchiato. Il movente dell'omicidio quindi sarebbe potuto essere il furto di tutti quei soldi, anche se in quel momento non sapevano quanti ne avesse effettivamente prelevati. Hanno semplicemente visto un ragazzo in una bella macchina con una catena d'oro, una borsa di Louis Vuitton con dentro tanto cash e quindi l'hanno preso di mira. Se ex non avesse prelevato tutti quei soldi probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. O forse no. Dopo Dopo aver preso i soldi, il ragazzo è partito in direzione del negozio di moto, seguito dai quattro individui nella Dodge Journey Nera. Sono arrivati tutti nel parcheggio del Riva Motorsport intorno alle 15.30 e circa dieci minuti dopo possiamo vedere dalle videocamere che Robert Allen e Daedrick Williams sono entrati nel negozio camminando vicino ad Ex che stava dando un'occhiata alle moto disponibili. Intanto gli altri due complici, Michael Botroy e Trayvon Newsom, erano rimasti fuori sull'auto ad aspettare 25 minuti dopo alle 15.55 Ex esce dal negozio senza aver acquistato nulla, sale in macchina insieme a suo zio, zio acquisito, e fa per andare via. Purtroppo, però, la Dodge Journey nera gli blocca la strada. E dal veicolo escono due uomini col volto coperto che, con delle pistole, minacciano Ex di consegnargli la borsa di Louis Vuitton e la catena d'oro. Come vedete, si trovano alla sinistra del veicolo, al lato del guidatore, dove appunto si trovava Ex. E mentre lo minacciano e lo aggrediscono dal finestrino, il suo zio acquisito vede un possibile spiraglio di speranza per fuggire. Apre velocemente. La portiera e scappa più in fretta che può. Uno dei due uomini armati sembra minacciarlo puntando di contro la pistola, ma non fa fuoco e lo zio riesce a fuggire, lasciando però Ex lì da solo anche se oddio non so quanta differenza avrebbe fatto se fosse rimasto probabilmente sarebbe morto anche lui subito dopo infatti i due aggressori diventano più violenti accanendosi fisicamente contro ex tanto che per rubargli la borsa e la catena uno di loro fa il giro dell'auto e comincia ad assalirlo dall'altro lato quindi circondato e senza poter fare nulla X guarda negli occhi l'aggressore alla sua sinistra poi succede l'impensabile per far lasciare la presa ad ex Michael Botwright l'uomo a sinistra indietreggia e spara. Questo tragico evento improvviso ha lasciato i fan senza parole. Nessuno poteva aspettarselo e tutti pensavano che non lo meritasse. Una star nascente che aveva così tanto di positivo da condividere, da un momento all'altro è stata uccisa senza pietà e apparentemente senza neanche un motivo. Cioè, c'era davvero bisogno di sparare? Sarebbero comunque riusciti a derubarlo, quindi. Perché? La vicenda sembra sospetta sin dall'inizio. E mentre migliaia di fan si riuniscono per piangere la morte di XXX Tentacion, cominciano anche a circolare le prime teorie del complotto. Dedrick Williams, uno degli aggressori, ha pubblicato un video in cui ballava felicemente con un mazzo di banconote da 100 e ha speso 800 dollari investiti firmati in un negozio di Fort Lauderdale il giorno dopo l'omicidio. Il giorno dopo ancora è stato arrestato in relazione all'omicidio con l'accusa di omicidio di primo grado, rapina a mano armata e guida di un veicolo senza patente. Nei giorni seguenti la polizia ha trovato uno scontrino nel bidone della spazzatura di casa di Michael Botwright, scontrino nel quale erano segnati acquisti di vestiti e scarpe per un valore di 400 dollari. Insomma, nei due mesi successivi vengono arrestati anche gli altri tre con l'accusa di omicidio di primo grado e la pena mano armata. Intanto, subito dopo la morte di X, la sua musica conosce una nuova esplosione di popolarità. Nelle 24 ore successive le vendite del suo primo album, Seventeen, sono aumentate del 9000%, mentre quelle dell'ultimo album pubblicato, punto interrogativo, sono aumentate del 41.306%. I suoi ascoltatori mensili medi su YouTube Music sono aumentati da 150 milioni al mese a 400 milioni. Insomma, come succede spesso dopo la morte di un artista, i suoi lavori vennero apprezzati e conosciuti da molte più persone in tutto il mondo. Una fine tragica, davvero. Ma tutti si aspettavano che giustizia sarebbe stata fatta in tempi ragionevoli, no? No. Eppure era tutto pronto, era tutto chiaro, non lo so. Per qualche motivo che ragazzi davvero non sono riuscito a trovare da nessuna parte nessuno ne parla, il processo dei quattro aggressori è iniziato quasi cinque anni dopo l'omicidio, il 4 febbraio del 2023. Negli anni tra l'omicidio e il processo sono successe... Un po' di cose. Innanzitutto ricordo che intorno al 2018-2019 si vociferava che uno degli aggressori fosse un amico di ex e che l'avesse ucciso appunto per derubarlo e per invidia. Tuttavia pare che fossero solo voci, anche perché ad oggi non sono riuscito a trovare neanche una singola prova a sostenimento di queste affermazioni. In realtà non sono proprio riuscito a trovare queste affermazioni da nessuna parte, quindi non so se me le sono inventate io, mi ricordo male o per qualche motivo qualcuno le ha fatte sparire dal web. Cioè, voi ricordate che si diceva questa cosa? Cioè, vi prego fatemelo sapere perché sono impazzito. Su internet senza trovarla. Vabbè. Comunque, se ricordate il processo contro X per quanto riguarda gli abusi della sua ex Geneva, ancora era in corso, non era finito. Ma dopo la sua morte, ovviamente, le accuse sono cadute, sono state ritirate anche da Geneva, quindi si è conclusa così. Qualche giorno dopo il tragico evento, poi la ragazza di Ex ha annunciato di essere incinta del loro figlio. E sette mesi dopo ha dato alla luce il loro bambino, Gekiume Onfroy. Non penso si pronunci così comunque. Gekiume? Gekiume. Vabbè. Che tra l'altro è nato solo tre giorni dopo il compleanno di Ex, quindi il 26 gennaio. I fan hanno scoperto tutto tramite le storie Instagram di Cleopatra, madre di Jase, che ha poi continuato da quel momento a pubblicare foto di suo nipote per far vedere ai fan come stesse crescendo. Si somigliano davvero un sacco. Che carino. Arriviamo comunque finalmente al processo. Smetto di sorridere perché qua mi incazzo. Anche qui purtroppo è tutto un po' incasinato, quindi mi limiterò a dirvi quali sono state le condanne. Ma aspettate perché durante questa fase vi parlerò anche di alcune teorie del complotto sulla morte di ex davvero interessanti e plausibili. Allora, Trayvon Newsom e Dedrick Williams sono stati entrambi condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Mentre Michael Botwright, l'uomo che ha sparato, è stato condannato a due ergastoli senza possibilità di libertà condizionale. Uno. Per l'omicidio di primo grado e uno per la rapina monarmata. Più 30 anni aggiuntivi per altre accuse. Il giudice Michael Yusan, prima di constatare la condanna di Botwright si rivolse a lui dicendo queste parole: sentite, hai trasformato una rapina in un omicidio. E quel giorno stando lì e sparando con quell'arma, non hai solo messo fine ad una vita, hai in effetti messo fine a cinque vite, inclusa la tua. Spenderai il resto della tua vita in prigione. Ogni ora, ogni giorno. Ogni settimana e ogni anno della tua vita li passerai in quella cella e un giorno arriveranno e apriranno quella cella e tu sarai morto. Solo allora avrai scontato la tua condanna. Per quanto riguarda l'ultimo imputato, Robert Allen, le cose sono andate diversamente. L'uomo, innanzitutto, si è dichiarato colpevole di omicidio di secondo grado e ha testimoniato contro gli altri tre complici. Lo stesso giudice, quindi, Michael Yusan, l'ha condannato a sette anni di prigione, ma dandogli un credito di quattro anni, nove mesi e ventun giorni da scontare alla condanna, quindi. Passerà neanche tre anni, in realtà. Oltre a ciò, però, lo ha anche condannato a 20 anni di libertà vigilata. Il giudice ha detto che credeva che Allen fosse l'unico dei quattro ad essere sinceramente pentito per l'omicidio e la famiglia di Ex è stata d'accordo con la sentenza. Un ulteriore motivo per cui la sua condanna è stata così diversa e così minore rispetto a quella degli altri è che il ragazzo ha dato informazioni utili agli agenti, ha raccontato in effetti come sono andate le cose, nei minimi particolari, dicendo anche il modo in cui si sono poi divisi i soldi rubati. I primi tre si sono divisi 15 mila dollari a testa mentre a lui ne hanno dati solo 5.000. Tuttavia, le sue informazioni si sono rivelate cruciali, sia per questo caso che per un altro caso di omicidio correlato ad una banda di nome ZMF, a cui Allen, Botwright e Williams erano affiliati in qualche modo. Durante il processo, prima delle condanne, si è speculato tantissimo sul possibile movente, che, però, è stato poi confermato come movente economico. Ma in sostanza, in quei due mesi in cui il processo è andato avanti, si era cominciato ad indagare anche su un possibile coinvolgimento. Di Drake. Ricordate quella canzone che somigliava molto a Look at Me di ex? Ecco, da quel momento lo stesso ex aveva cominciato una sorta di beef con Drake prendendolo in giro sui social ogni tanto e cavalcando l'onda del suo crescente successo. In un'occasione aveva scritto che la madre di Drake non era niente male e che avrebbe avuto una possibilità di mm -mm, con lui. Con Ex. Lo aveva provocato anche in varie altre occasioni. Una volta per esempio aveva pubblicato la foto di un ragazzo che somigliava vagamente a Drake. E questo ragazzo nella foto stava facendo, anzi stava performando con la sua bocca. <ride> non, non, non so come dirlo. Stava facendo una performance orale <ride> su un altro ragazzo. Spero che mi abbiate capito, non posso scendere nei dettagli. Comunque Ex ha pubblicato questa foto e ha scritto io bro Drake. Quindi vabbè. Nevermind. Ecco cose di questo tipo che fanno anche ridere adesso, però comunque X lo provocava, c'era proprio un beef tra i due, no? Peccato però che col passare del tempo e dopo la morte di X, tante persone hanno cominciato a credere che magari Drake se la fosse presa davvero tanto per tutta questa storia e che avesse quindi orchestrato l'omicidio di X assumendo i quattro ragazzi per farla poi passare come una rapina finita male. Erano solo supposizioni non tanto fondate, ma comunque ad un certo punto del processo si era espressa la volontà di far partecipare anche Drake per degli accertamenti anche perché Ex, oltre a questi scherzi in cui lo prendeva per il culo, altre volte aveva pubblicato delle cose decisamente più preoccupanti, se viste con la consapevolezza di ciò che sarebbe successo. Una volta per esempio ha pubblicato questa storia su Instagram in cui ha scritto Se qualcuno prova ad uccidermi è Champagne Papi, che sarebbe l'username di Drake su Instagram. E ha continuato poi, Sto facendo la spia in questo momento. Ecco, vedendo questa storia all'epoca poteva sembrare solo un'altra delle loro cavolate sui social, ma vedendola dopo l'omicidio assume tutto un altro significato. Per questo e per il fatto che secondo la difesa doveva testimoniare in quanto possibilmente collegato all'omicidio, Drake è stato chiamato a presentarsi in tribunale il 27 gennaio del 2023, ma non si è presentato. Gli è stato quindi ordinato di presentarsi il 24 febbraio tramite un collegamento video e questa volta se non si fosse presentato sarebbe stato considerato un oltraggio alla Corte. Tuttavia, il 24 febbraio 2023 il giudice ha stabilito che non c'era alcuna prova che collegasse in alcun modo Drake all'omicidio. E quindi il cantante è stato tirato fuori da tutta questa vicenda. Nonostante adesso il processo sia terminato e i colpevoli abbiano ricevuto le proprie condanne, tantissimi pensano ancora che ci sia qualcosa di losco sotto, che qualcosa non quadri, che ci sia qualcosa che viene tenuto nascosto. C'è chi crede davvero al coinvolgimento di Drake, chi è ad un complotto contro X che stava scalando le classifiche facendosi non pochi nemici. In via ufficiale, però. È stata una rapina armata finita in tragedia. Ex sicuramente non meritava di morire così presto. Non era un santo, anche lui aveva commesso dei crimini e ne aveva pagato le conseguenze, ma stava cambiando in meglio, e stava cercando in tutti i modi di condividere questo suo cambiamento, sperando di ispirare milioni di ragazzi come lui a migliorarsi, a condividere amore, gioia, pensieri positivi. Giase credeva nel karma, ed è quasi ironico che sia morto allo stesso modo in cui lui stesso aveva diffuso del male. Aveva partecipato a delle rapine a mano armata, no? E per questo aveva diffuso del male nel mondo. Secondo le sue credenze, questo male infine gli è tornato indietro. Moltiplicato, è tristissimo. Sinceramente, io non credo si sia trattato di karma, ma di una combinazione di scelte piuttosto discutibili fatte dagli aggressori, che hanno portato ad un epiroco tragico, semplicemente. Qualsiasi sia il caso, karma o meno, ex non c'è più. E non può più diffondere il bene e l'amore nel mondo come voleva fare. Un compito che sicuramente si augurava di passare a qualche suo fan. E oddio, sapendo tutta la sua storia ed essendo io suo fan, mi sono sentito davvero ispirato. Cioè, le sue parole mi hanno dato la carica e mi hanno fatto credere che nel mio piccolo anch'io posso continuare la sua missione, posso effettivamente diffondere cose positive, aiutare, diffondere amore, sia sui social ma anche e soprattutto nella vita privata con le persone che mi stanno accanto. E sono cose che possiamo fare tutti nel nostro piccolo per rendere la nostra vita e quella degli altri migliore. E ora la Smetto prima che mi venga da piangere. Ex ha ispirato e continua ad ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Nonostante la sua vita turbolenta, difficile e tormentata, Jase ha saputo cogliere il lato positivo e ha fatto della sua esistenza una missione per aiutare il prossimo. E visto il suo enorme impatto nelle vite di tantissime persone, non posso far altro che dire: bravo, ex, missione compiuta! Ora però voglio sapere cosa pensate voi di tutta questa vicenda. Conoscevate già tutto? È possibile. Conoscevate solo qualcosa? Non conoscevate niente? Siete d'accordo col fatto che Ex sia riuscito nel suo intento di aiutare il prossimo? Magari ha aiutato proprio voi? Fatemi sapere tutto quanto qui sotto. Intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di alcune persone che in un modo o nell'altro sono riuscite a sopravvivere a delle condizioni e a degli eventi davvero estremi e pericolosi. Saranno storie avvincenti che vi daranno la speranza e vi faranno capire... Quanto possono essere forti gli esseri umani. Spero quindi che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi, ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure a questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram, se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!